Occorre il coraggio di dire serve un termovalorizzatore per ogni provincia. Se gestiti bene e controllati bene portano più salute e più economia e quindi sicuramente la Lombardia non torna indietro, anzi l'obiettivo è che anche altre regioni italiane vadano avanti, non voglio un paese che torna indietro. Continua il nostro presidio e soprattutto l'occupazione del Consiglio regionale, perché quando si tratta di salute la Lega non si tira indietro. L'inceneritore di Terni deve essere messo in sicurezza e la Regione deve dare una risposta seria per il problema rifiuti. Diciamo ai nostri consiglieri regionali resistete, perché la Lega è con voi e la gente va tutelata. Grazie per quello che state facendo dentro il palazzo, perché da fuori mi arrivano anche via Facebook e via Twitter tante testimonianze di fiducia e solidarietà, grazie Lega, perché sulla salute non si scherza, ci sono in ballo posti di lavoro, c'è in ballo la salute di tanti figli e quindi che il governo, che il PD, se ha tempo, il PD dell'Umbria, la governatrice dell'Umbria, fra le primarie, le secondarie, le scissioni, le controscissioni, i renziani, i bersaniani, i dalemiani, si occupi un po' anche di Terni, un po' anche di Umbria. Tenete duro finché potete, spero di arrivare anch'io personalmente per dare una risposta a tanti cittadini che meritano risposta. Grazie.